Ogni bambino ha, fin dalla nascita, diritti umani inviolabili. Il diritto alla salute e alla protezione, il diritto all'uguaglianza e alla protezione dagli abusi. L'UNICEF è la forza globale che aiuta a creare un mondo in cui tali diritti siano messi in pratica per ogni singolo bambino. Uno spettacolo è un gioco per bambini grandi. E questa sera noi piccoli e voi grandi giocheremo insieme. Facciamo così, che voi siete piccoli e noi siamo grandi. A volte alcuni bambini non se la passano bene, ma questa sera sì, ne siamo sicuri. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola o un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Silence screams. World, a morning sky, a whipping sea, abandoned lands. Last is the cadence of the heart. Broken strings, promise torn apart. Last is the music of the soul, dying echo, a story yet untold. World, buonasera amici telespettatori, buonasera Cosenza, buonasera a tutti, bentrovati, siamo a Cosenza, al bellissimo, nel bellissimo, affascinante, veramente stupendo Teatro Rendano, e questo è il calore del pubblico calabrese, sentiamo l'applauso, eccoci qua. Non è soltanto il calore, è la bellezza di questo mio pubblico, hai visto che bello? Allora, Dante, una serata che è arrivata al momento più importante, però una serata da cui lavori da 7 mesi. Magari 7 mesi, ancora di più.
Ancora di più. Grandissima opportunità questa sera di fare qualche cosa che porteremo a casa tutti quanti. Nel nostro cuore ci sarà qualcosa di diverso questa sera, grazie ai tantissimi artisti che staranno con noi questa sera, che fra poco saliranno sul palco e ci regaleranno attraverso la loro musica, la loro grande capacità, la loro arte, delle emozioni bellissime. L'emergenza che affronteremo stasera è proprio legata all'emergenza asiatica, quindi dei paesi asiatici. Insomma, noi tutti ricordiamo quelle tremende immagini che ci arrivavano nelle case nei momenti più impensati, e sicuramente ci hanno fatto riflettere. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo continuare ad aiutare chi ha bisogno. Assolutamente sì. Per dare qualche dato, 280.000 sono state le vittime, 90.000 sono i bambini e più di 1 milione di persone hanno perso assolutamente tutto in un attimo per questo maremoto, questo tsunami. Sono passati 6 mesi, molto si è fatto, molto ha già fatto l'UNICEF, le fasi di emergenza, quelle per sopravvivere, l'acqua potabile, i ripari provvisori, il pericolo delle malattie infettive. Per tutto questo si è cercato di intervenire ovviamente immediatamente e tutti quanti, penso tutti gli italiani sono stati mobilitati, così come tutti coloro che hanno grande sensibilità e che vivono nella parte del mondo forse un po' più facile. Abbiamo un obiettivo ben preciso, trovare nuovi 1.200 insegnanti che avranno i primi 6 mesi di stipendio dato appunto dall'UNICEF di sostegno e faranno dei corsi speciali, perché devono ovviamente cercare di infondere a questi ragazzi che probabilmente non hanno più nulla e che sono assolutamente ancora sotto shock, di ridare la capacità di guardare con gli occhi al futuro e senza voltarsi indietro, perché voltandosi indietro verrebbero in mente immagini tremende di orrore, di devastazione e di solitudine. È vero. Quindi allora mi raccomando, voi preparatevi per aiutare a regalare un sorriso. E allora vi ricordo che la banca è l'Antonveneta, il conto corrente è il 10 79 2 V.